Allora, oggi parliamo di misure dirette e di errori nelle misure. Allora, intanto cerchiamo di capire che cosa si intende per misura diretta. Una misura diretta è il risultato di una misura effettuata direttamente con uno strumento. Uno strumento di misura, chiaramente. Ad esempio, se noi utilizziamo una riga da disegno e la utilizziamo per misurare la lunghezza di un oggetto, per esempio una piccola sbarretta, la misura la effettuiamo portando l'oggetto in corrispondenza della prima estremità dell'oggetto da misurare, mediante il suo 0, poi andiamo a guardare dove cade la seconda estremità dell'oggetto e andiamo a vedere qual è il valore indicato della riga in corrispondenza della seconda estremità dell'oggetto da misurare. Bene, la lettura che nell'esempio specificato, che ovviamente è soltanto un esempio, da 11,5 centimetri. Questo è un esempio di misura diretta. Qualunque altro strumento permette di ottenere sempre una misura di tipo diretto. Indicheremo invece come misura indiretta quella indicheremo il risultato di una operazione matematica fatta su misure dirette precedentemente effettuate. Ovvero, io misuro per esempio la larghezza del pavimento di una stanza. Supponiamo di avere una stanza con un pavimento rettangolare. Io effettuo, mediante una riga, un metro o comunque uno strumento di misura, una misura delle due dimensioni del pavimento di una stanza. Una e due. Queste due dimensioni si possono chiamare per esempio larghezza e lunghezza, o comunque gli diamo semplicemente dei simboli A e B. Se noi abbiamo misurato per esempio le due dimensioni di una stanza di forma rettangolare e abbiamo ottenuto A uguale 3,5 metri, B uguale 5 metri, allora un esempio di misura indiretta è la misura che noi possiamo effettuare dell'area di questa stanza. Per misurare l'area della stanza non usiamo direttamente uno strumento di misura, ma prendiamo le due misure ottenute direttamente, 3,5 metri e 5 metri, ed effettuiamo un'operazione matematica su queste due. L'area, infatti, è data dal prodotto delle due dimensioni A per B, quindi abbiamo 3,5 per 5 metri quadrati, che in questo caso fa 3 per 5 è 15, 5 per 5 è 25, quindi 17,5 metri quadrati. Il risultato di questa operazione matematica è un esempio di misura indiretta. Ciò di cui ci occupiamo adesso è di effettuare la stima degli errori nelle misure dirette, quindi le misure indirette le tratteremo più avanti. Cosa intendiamo quando parliamo di errori nelle misure dirette? Quando parliamo di errore, nel senso di errore di una misura, non intendiamo uno sbaglio, cioè il fatto che si sia in qualche modo sbagliato nell'effettuare l'operazione di misura. Quindi l'errore non è uno sbaglio nell'effettuare la misura. L'errore in questo caso è da intendersi come incertezza. Vediamo ancora con un esempio di spiegare meglio questo concetto. Torniamo all'esempio della riga da disegno. Allora, noi utilizziamo la riga da disegno per misurare la lunghezza di un oggetto. L'oggetto in questione è di nuovo una sbarretta di cui dobbiamo misurare la lunghezza. Questa sbarretta che ho disegnato in verde,
la prendiamo e la accostiamo allo strumento di misura, o viceversa, prendiamo lo strumento di misura e lo andiamo ad accostare all'oggetto da misurare. Facciamo corrispondere la prima estremità con lo 0, dalla seconda estremità noi vediamo, siamo in grado di effettivamente di dare un valore alla lunghezza dell'oggetto. Vediamo che la seconda estremità dell'oggetto corrisponde con la prima tacca immediatamente dopo il 12, quindi dal confronto della lunghezza dello strumento con la lunghezza dell'oggetto da misurare tiriamo fuori un numero. Diciamo che la lunghezza dell'oggetto vale 12,1 cm. Ora il punto è questo: noi abbiamo ottenuto il valore della misura confrontando la lunghezza dell'oggetto, in particolare la posizione della seconda estremità dell'oggetto, con una scala graduata presente sullo strumento. La scala graduata presenta suddivisioni in centimetri e in millimetri, cioè noi sappiamo che la sensibilità di questo strumento, sensibilità, il valore minimo che lo strumento è in grado di rilevare come variazione, è pari ad un millimetro, perché la scala graduata della riga presenta suddivisioni corrispondenti a lunghezze di un millimetro. Non siamo in grado, quindi, attraverso questo strumento, di capire se la lunghezza che abbiamo misurato è effettivamente 12,1 cm oppure, per esempio, 12,11 cm. Che cosa intendo dire? Quando scriviamo 12,1 intendiamo dire che l'oggetto ha una lunghezza di 10 più 2 centimetri, lo 0,1, quindi questa cifra qui, va a misurare i millimetri. Esattamente quelle variazioni minime che lo strumento è in grado di rilevare con la sua sensibilità, perché non c'è alcuna taratura dello strumento che permetta di distinguere lunghezze inferiori al millimetro. Questa eventuale seconda cifra dopo la virgola dovrebbe indicare che cosa? I decimi di millimetro. Quindi questo 1 qui sta a indicare una lunghezza da sola di 0,01 cm, corrispondente a 0,1 mm. Ora, il nostro strumento non è affatto in grado di rilevare una variazione di lunghezza così piccola, pari a un decimo di millimetro. Quindi possiamo dire che in realtà la lunghezza dell'oggetto che abbiamo misurato non è detto che sia esattamente 12,1 cm, noi non sappiamo andare oltre perché lo strumento non consente, ma la lunghezza che abbiamo misurato potrebbe tranquillamente essere, anziché 12,1, potrebbe essere 12,13, oppure 12,09, oppure 12,18, oppure 12,07. Le cifre che stanno dalla seconda cifra dopo la virgola in poi non sono controllabili, non sono misurabili dallo strumento. Il procedimento di misura che abbiamo effettuato quindi determina un'incertezza nel valore della lunghezza. Esprimiamo questa incertezza dicendo che la lunghezza da noi misurata in realtà non è esattamente 12,1 cm, ma può andare da 12, 0, il risultato cioè di 12,1 considerando una sottrazione di un millimetro, fino a 12,2, cioè diciamo che c'è un intervallo di incertezza per cui il risultato della misura in realtà non è esattamente 12,1, ma può oscillare fra un valore minimo che è pari a 12,0 e un valore massimo che è pari a 12,2, scusate, centimetri, non millimetri. Questi valori estremi dell'intervallo di incertezza si possono anche ottenere prendendo il risultato della nostra misura, cioè 12,1 cm. Una volta che a questo risultato venga sommato o sottratto il valore della sensibilità dello strumento. Lo strumento è in grado di misurare variazioni minime di un millimetro, cioè di 0,1 cm. Se noi sommiamo o sottraiamo la sensibilità dello strumento, quindi 0,1 cm, al risultato della misura, otteniamo attraverso la somma, otteniamo 12,2 cm e attraverso la differenza 12,0 cm. Poiché 0,1 cm è la minima variazione che lo strumento è in grado di rilevare, non siamo certi che la misura sia 12,1, ma potrebbe oscillare fra questi due estremi. Quindi
Il risultato della misura in modo completo viene quindi scritto in questa forma. Lunghezza uguale 12,1 più o meno 0,1 centimetri. Il più o meno sta a indicare che c'è un'incertezza. Noi non sappiamo se la misura va corretta in eccesso o in difetto. Il numero scritto dopo il più o meno rappresenta la sensibilità dello strumento e quindi l'incertezza nella misura, incertezza o errore nella misura. Incertezza o errore. Le parentesi servono semplicemente a indicare che l'unità di misura che noi scriviamo alla fine è riferita sia alla misura che al suo errore o alla sua incertezza. Facciamo qualche altro esempio. Supponiamo per esempio di misurare un angolo fra due direzioni che noi stiamo ad indicare qui. Queste sono due semirette. Che formano un angolo. Un angolo fra due direzioni. Vogliamo misurare l'ampiezza di quest'angolo. Per farlo abbiamo bisogno di uno strumento chiamato goniometro. Se noi prendiamo un goniometro, possiamo misurare l'ampiezza di quest'angolo come? Andiamo a piazzare il goniometro in modo tale che lo zero del goniometro corrisponda con una delle due semirette. Il centro del goniometro viene fatto corrispondere con il vertice dell'angolo e andiamo a vedere sulla scala graduata in gradi a cosa corrisponde invece la seconda semirretta. La seconda semirretta sta qui e sulla scala graduata possiamo leggere 32. Quindi questo strumento ci permette di dire che l'angolo, possiamo indicarlo di solito con una, l'angolo viene indicato con una lettera greca, usiamo la alfa. L'angolo alfa tra queste due semirette vale 32 gradi nella scala sessagesimale, cioè quella che va da 0 a 360 gradi. Ora, anche qui lo strumento ha una sua sensibilità. Abbiamo una suddivisione della scala graduata, che possiamo leggere qui, che è in gradi. Quindi in realtà non possiamo dire con certezza che l'angolo misurato sia esattamente 32. Perché qualunque valore come 32,3, 31,8, 32,6, eccetera, potrebbero tranquillamente ricadere alla nostra vista, considerando i limiti della scala graduata dello strumento, potrebbero ricadere in un valore di circa 32 gradi. Quindi in realtà diciamo che il risultato di questa misura è alfa uguale 32 più o meno 1 gradi. Di nuovo, 32 è il risultato della misura, mentre 1 più o meno 1 rappresenta l'errore o incertezza e sta ad indicare che il valore dell'angolo potrebbe oscillare fra 31 e 33 gradi. Non esiste alcun tipo di misura, alcuno strumento di misura che permette di ottenere una misura esatta senza errore. Se noi volessimo perfezionare la scala graduata di questo strumento e indicare delle suddivisioni inferiori al grado, ci rendiamo conto che ci sono dei limiti, perché le stesse suddivisioni, che sono delle lineette bianche disegnate sullo strumento, hanno un loro spessore. Quindi io magari posso disegnare in questo strumento dei mezzi gradi, dei quarti di grado, ma si capisce che a occhio nudo, ma anche utilizzando una lente di ingrandimento, non è possibile andare oltre. Quindi nessuno mai penserà di poter realizzare un goniometro che funzioni come questo, che permetta di misurare angoli dell'ordine di 0,0001 gradi. Ovviamente non è che sia impossibile in assoluto misurare angoli del genere, bisogna realizzare uno strumento completamente diverso. Però nessuno strumento permette di ottenere misure esatte. Ogni strumento di misura e ogni procedimento di misura ha una sua incertezza. Ogni strumento ha una sua sensibilità e la sensibilità dello strumento diventa una fonte di errore o incertezza nella misura. Quindi,
I risultati di ogni misura in fisica, ma non solo in fisica, i risultati di tutte le misure dirette sono affetti da un errore, da un'incertezza. L'unico modo per ridurre questo errore o incertezza è cambiare tipologia di strumento, ma non è possibile annullare completamente l'errore. Quindi il modo corretto di rappresentare il risultato di una misura è sempre andare a indicare, per esempio, se misuriamo una temperatura, andare a indicare il valore misurato. Potrebbe essere ad esempio il valore della temperatura corporea, perché dobbiamo capire se abbiamo la febbre o no. Magari lo strumento ci dice che abbiamo una temperatura di 37,5 gradi centigradi, ma a questa misura dobbiamo accostare l'errore. Un tipico termometro da febbre misura la temperatura con un errore di 0,1 gradi centigradi. Quindi significa che se lo strumento ci dà 37,5, in realtà il risultato della misura potrebbe andare da 37,4 a 37,6. Capito quindi qual è il modo corretto di indicare il risultato di una misura, vediamo di analizzare adesso un'altra situazione. Misure ripetute. È abbastanza intuitivo che se devo misurare per esempio la larghezza di un tavolo, allora questo è un tavolo visto di profilo, se devo misurarne la larghezza, utilizzo un metro, magari una rollina o un metro da muratore, il risultato della misura, se viene ripetuto da più persone o in diversi momenti, è difficile che possa cambiare, perché l'operazione di accostare il metro al tavolo e di guardare la corrispondenza tra l'estremità del tavolo e lo strumento è un'operazione abbastanza semplice, quindi tutti più o meno la effettueremo nello stesso modo. Per cui se il tavolo ha una lunghezza, per esempio, di 80,0 più o meno 0,1 centimetri, il risultato di questa misura è lo stesso se viene ripetuto più volte. Ci sono dei casi in cui questa situazione, che sembra così ovvia, non si verifica, cioè ci sono casi in cui ripetendo più volte la misura in tempi diversi o da parte di persone diverse, il risultato della misura può non essere lo stesso. Per fare un esempio, consideriamo ad esempio come strumento di misura un cronometro, supponiamo di sia un cronometro, un orologio. Che abbia una taratura in secondi e abbia magari una seconda lancetta che permette di misurare un secondo quadrante che permette di misurare i centesimi di secondo. Chiunque abbia assistito a delle competizioni sportive, a delle gare di velocità, sa che effettivamente i cronometri utilizzati per misurare i tempi di percorrenza in una pista, per esempio i cronometri per misurare il tempo che impiega un centometrista per percorrere una distanza di 100 metri, vengono indicati fino al centesimo di secondo. Per esempio, un tipico record da centometrista può essere di 9 secondi e 47 centesimi di secondo. Questi 47 centesimi di secondo ovviamente possono essere misurati con un cronometro che abbia la sensibilità del centesimo di secondo. Allora, se noi abbiamo in mano un cronometro del genere e vogliamo usarlo per fare una misura di tempo, potremmo incontrare un problema di questo genere. Immaginiamo di voler misurare il tempo che impiega una pallina, magari una pallina di gomma, per cadere da una altezza prefissata, quindi stabiliamo di far cadere la pallina da una altezza h di 2 metri. Prendiamo la pallina, la lasciamo cadere, la pallina cadrà verso il basso. Nel frattempo, noi facciamo partire il cronometro quando la pallina viene lasciata andare verso il basso. E lo fermiamo quando la pallina arriva al suolo, in corrispondenza del suolo. Quando la pallina è arrivata qui sotto, fermiamo il cronometro.
Quindi qui abbiamo lo start, la partenza, qui abbiamo lo stop, la fermata del cronometro. Allora immaginiamo di fare questa misura e di accorgerci che il risultato della misura magari è di 0,89 secondi. Significa che la nostra misura dà come risultato 89 centesimi di secondo. Se ripetiamo la misura una seconda volta, quindi questo è un primo tentativo, ripetiamo di nuovo l'esperimento, facciamo cadere la pallina facendola partire all'altezza di 2 metri, la pallina scende giù, cade, arriva a terra, a quel punto fermiamo il cronometro e la nostra seconda misura dà magari un risultato del tipo 0,97 secondi. Quindi 97 centesimi di secondo. Poi ripetiamo una terza volta l'esperimento e magari otteniamo 0,69. Poi ripetiamo l'esperimento una quarta volta e otteniamo 0,78. Chiunque abbia un orologio con un cronometro di questo genere, è abbastanza facile averlo a disposizione, può fare questo esperimento facendo cadere un oggetto da un'altezza prefissata e ci accorgiamo effettivamente che i tempi di caduta, misurati in momenti diversi, sono tutti diversi. Cioè, qualche corrispondenza può capitare, però in generale i valori misurati, se ne misuriamo 4, 5, 7, 8, 10 valori diversi, otteniamo misure diverse. Allora, in questo caso, dire che l'errore nella misura è semplicemente dato dalla sensibilità dello strumento non è corretto. Un cronometro tarato in centesimi di secondo ha una sensibilità di un centesimo di secondo. O anche di 0,01 secondi. Ricordiamoci che 0,01 è il risultato della divisione di 1 diviso 100, quindi è un centesimo di secondo. Se questa è la sensibilità del cronometro, siamo portati, per quello che abbiamo detto prima sull'uso per esempio della riga del cronometro o di un termometro, siamo portati a dire che l'errore nelle misure effettuate di tempo sia di un centesimo di secondo. Eppure il fatto che si ottengano valori così diversi, 0,89, 0,97, 0,69, 0,78, ci fa vedere che le misure non oscillano con ampiezza di circa un centesimo di secondo. Se la prima misura è stata 0,89, avessimo un errore di più o meno un centesimo di secondo, in realtà tutte le misure dovrebbero oscillare fra 0,88 e 0,90. Questi sono gli estremi di un intervallo di incertezza ottenuto prendendo la misura di 0,89 secondi e sommando, sottraendo la sensibilità dello strumento. Se noi prendiamo 0,01 e lo sommiamo, lo sottraiamo a 0,89, otteniamo questi due estremi, 0,88 e 0,90. Però le misure che abbiamo effettuato, 0,97, 0,69, 0,78, sono al di fuori, in eccesso oppure in difetto, al di fuori dell'intervallo di incertezza che abbiamo indicato, di 0,88-0,90. Quindi in qualche modo l'errore non può essere 0,01, deve essere più grande. Come si fa a stimare l'errore in questo caso? E soprattutto, di tutte le misure che abbiamo fatto, qua ne ho rappresentate 4, ma potrebbero essere molte di più, quale di queste è la più attendibile? E come faccio se io devo indicare qual è il tempo che impiega un oggetto a cadere da una distanza di 2 metri? A dire quanto vale questo tempo, visto che i risultati che ho ottenuto sono tutti diversi. Beh, in questo caso si utilizza una procedura matematica molto semplice che risulta utile per tutti i casi di questo tipo. Per stimare il valore della misura da utilizzare come risultato unico della misura, si fa la media aritmetica. Cioè io prendo i risultati delle mie misure, 0,89, 0,97, 0,69 e 0,78 ed effettuo la media aritmetica, cioè dico che il tempo di caduta, il tempo medio, è pari alla somma di tutte queste misure diviso il numero di misure effettuate. Quindi io faccio la somma 0,89 più 0,97 più 0,69 più 0,78 e divido per il numero delle misure. Le misure sono 4, quindi divido per 4.
posso effettuare mediante una calcolatrice questo calcolo. Allora, 0,89 più 0,97 più 0,69 più 0,78 uguale 3,33 diviso 4. Quindi dividendo per 4 il risultato di questa misura, ottengo otto, tre, due, cinque. Secondi, chiaramente. Quindi questo valore calcolato mediante la media aritmetica, con la sua unità di misura, è il valore da prendere come risultato più attendibile della nostra misura. Il tempo che impiega un oggetto a cadere ad un'altezza di 2 metri è mediamente questo. Ovviamente dobbiamo accostare al risultato di questa misura il valore dell'incertezza. Siamo partiti da questo problema. Beh, in questo caso possiamo fare la seguente osservazione. Visto che l'incertezza ci deve in qualche modo dare una stima di come le misure possono oscillare fra valori più grandi e valori più piccoli, prendiamo il valore più grande, in questo caso 0,97, valore massimo, lo indico con l'espressione max. Prendiamo il valore più piccolo, in questo caso 0,69, lo indico brevemente con l'espressione min, valore minimo, e facciamo una sottrazione fra questi due valori, quindi la differenza fra il più grande e il più piccolo ci permette di stabilire quanto oscillano le misure. L'unica cosa è che se osserviamo cosa abbiamo fatto fino adesso con l'errore nelle misure, nei casi precedenti, abbiamo visto che quando noi diciamo che l'errore, per esempio, è 0,1, la differenza fra il valore più grande e il valore più piccolo è 37,6 meno 37,4 viene 0,2. Quindi in realtà l'errore è la metà della differenza fra il valore più grande e il valore più piccolo. Quindi quando noi facciamo la differenza fra il valore più grande e il valore più piccolo dell'intervallo di incertezza, dobbiamo dividere questa differenza per 2 per ottenere la stima dell'errore. Quindi la stessa cosa noi faremo anche in questo caso. Quindi prendiamo il valore più grande e il valore più piccolo, diciamo che l'errore, chiamato anche errore massimo, si indica brevemente anche semplicemente come EM, errore massimo, è dato dalla differenza tra il valore più grande, 0,97, e il valore più piccolo, 0,69, diviso 2. Ovviamente il tutto espresso in secondi. In questo caso 97 meno 69 come 37 meno 9 fa 28, quindi abbiamo 0,28 diviso 2, ovvero 0,14 secondi. Quindi 0,14 è il valore dell'errore nella nostra misura. Cerchiamo di riepilogare un poco quello che abbiamo fatto e cerchiamo di capire quando dobbiamo utilizzare questo procedimento, cioè calcolo della media più calcolo dell'errore massimo, e quando invece dobbiamo semplicemente affidarci, come abbiamo detto all'inizio, alla sensibilità dello strumento. Allora, primo caso. Ripeto la misura più volte. E come risultato ottengo sempre lo stesso valore misurato. In questo caso non è necessario ripetere ulteriormente la misura, visto che otteniamo sempre lo stesso valore, calcolare una media non ha nessuna utilità. Quindi in questo caso
Il risultato unico che otteniamo è una stima della nostra misura e l'errore si ottiene semplicemente prendendo la sensibilità dello strumento. Ad esempio, nel caso della riga da disegno, la sensibilità è pari a 0,1 centimetri. Quindi tutte le misure fatte con questa riga porteranno un più o meno 0,1 centimetri come indicazione dell'errore. Secondo caso, ripetendo la misura, si ottengono risultati diversi. Ad esempio è quello che abbiamo visto prima. Misuriamo, ad esempio, 10 volte il tempo di caduta di un oggetto da un'altezza, per esempio 2 metri, come abbiamo fatto prima. E otteniamo 10 risultati diversi, cioè magari casualmente due di questi risultati possono coincidere, ma in generale i risultati sono diversi. Allora, in questo caso è necessario calcolare una media, media aritmetica, e poi occorre calcolare l'errore massimo. Se i risultati delle misure genericamente sono ad esempio x con 1, x con 2, x con 3, x con 10, se abbiamo effettuato 10 misure, il valore medio si ottiene sommando le 10 misure, x1 più x2 più x10, e dividendo il risultato di questa somma per 10, perché abbiamo effettuato 10 misure. L'errore massimo è n, si ottiene invece cercando il valore più grande, quindi fra i 10 che abbiamo misurato, uno di questi sarà il più grande e lo indicheremo con x max. Poi ci sarà un valore più piccolo fra i 10 misurati, lo indicheremo con x min, massimo e minimo. Allora, l'errore massimo si ottiene facendo la sottrazione fra il valore più grande x massimo, il valore più piccolo, x minimo, e dividendo il risultato per 2. Questo permette di avere una stima della misura attraverso la media e una stima dell'errore attraverso il calcolo dell'errore massimo. A titolo di esempio ed esercizio si possono considerare le seguenti situazioni che lascio a chi ascolta come esercitazione. Primo esercizio. Prendere una riga da disegno e utilizzarla per misurare l'altezza dei cassetti presenti a casa. Quindi uno va guardando un po' i mobili che ci sono a casa, alcuni di questi avranno dei cassetti. Si può utilizzare una comune riga da disegno per misurare l'altezza di questi cassetti. Allora, quello che dobbiamo fare è semplicemente riportare il risultato delle misure con l'errore. Il secondo esercizio è il seguente. Si prenda una pallina e la si faccia cadere, per esempio, da un'altezza prefissata. Per essere sicuri che l'altezza sia sempre uguale, possiamo prendere, magari una pallina e farla cadere da un tavolo. Ci si procuri un cronometro,
presente in moltissimi orologi, oppure per esempio in un'applicazione cronometro sul cellulare, insomma, è abbastanza facile reperire un cronometro. E se effettui 10 volte la misura del tempo di caduta, dopodiché andare a scrivere il risultato del tempo medio con l'errore.